Ricostruzione avviata anche sui centri del versante pescarese del cratere, del fuori cratere 2009. Uno di questi è Popoli, dove vedo in piazza, in diretta, il nostro Fabio Lussoso con due ospiti per parlare sia della ricostruzione per un doveroso omaggio al 6 aprile, ma anche per parlare del futuro di questa città e dei centri che gravitano attorno a Popoli. Perché oggi c'è un consiglio comunale molto importante che potrebbe segnare una scelta, tra virgolette, storica per il territorio della Val Pescara. Allora, a te Fabio, dici tutto. Sì, grazie Carmine. Siamo in diretta dalla Piazza Libertà qui a Popoli per fare un po' il punto della situazione, come dicevi, della ricostruzione. 10 anni dal sisma particolarmente devastato il centro storico cittadino, così come un importante appuntamento vede l'amministrazione comunale di Popoli impegnata nel pomeriggio con questo progetto di fusione delle 8 realtà territoriali contro lo spopolamento, lo svuotamento dei servizi per arginare tanti fenomeni che stanno mettendo davvero in difficoltà tante amministrazioni. Allora, per fare il punto della situazione, abbiamo ospiti quest'oggi il vice sindaco di Popolo, Alfredo La Capruccia, e Gianni Natale dell'associazione Ripensiamo il Territorio. Allora, vice sindaco, partirei proprio da lei. Ricostruzione a 10 anni, abbiamo visto tanto è stato fatto, molto resta ancora da fare. Paradossalmente, contrariamente a quanto è avvenuto all'Aquila, qui a Popoli è andata meglio la ricostruzione pubblica. Sì, siamo più piccoli, comunque la ricostruzione pubblica è stata chiusa per l'80%, stiamo ultimando i lavori dell'ultima ala dell'edificio scolastico storico in Piazza Paolini, sperando che a settembre tutti i 500 studenti potranno rientrare in questo edificio. La prima parte era stata riaperta già anni fa, infatti siamo stati il primo paese del cratere a riaprire una scuola pubblica e per questo ricevemmo anche un encomio da parte dell'ufficio della ricostruzione. L'ultima parte che è rimasta è il vecchio comune, è un edificio storico importante per noi, rappresenta l'anima di tutti i popolesi. È stato concesso un finanziamento di oltre 1 milione di euro per la sola progettazione, per cui adesso partirà una gara europea e più avanti il progetto definitivo. Per la ricostruzione pubblica le cose vanno un po' privata, le cose vanno un po' a rilento, abbiamo oltre 46 aggregati e siamo appena al 50%, per cui i cittadini sono stanchi, appunto dopo 10 anni dal sisma non poter rientrare a casa propria è veramente un dramma. Anche purtroppo a causa dei mancati rinnovi dell'autonoma sistemazione che purtroppo per il 2019 non si sa come andrà a finire. Grazie, vice sindaco. Con Gianni Natale parliamo del futuro, di ciò che si sta facendo per il terremoto, questa aggregazione, questa fusione degli 8 comuni, dove Popoli potrebbe essere proprio la cerniera tra la zona marina e quella interna. Sì, io partirei appunto dal futuro e dalle notizie recenti. E, di questi giorni la notizia di US News, un rotocalco americano, che fa il ranking sul retirement, sugli studi, cioè si rivolge ai cittadini americani e dice 10 posti migliori qua. Popoli è rientrato nell'ottavo posto tra i 10 posti europei a cui US News indica una vivibilità, un benessere, un modo di vivere, una qualità della vita importantissima. E questo parla di futuro. Certo. Però se mancano i servizi è difficile vivere. Benissimo, la cosa che ci fa piacere è che l'evento di oggi si lega e sta sul pezzo, come si suol dire, Certo. perché si lega alla grande, perché il tema che noi abbiamo proposto nella commissione che oggi dovrebbe accogliere il Consiglio Comunale, proprio quello del futuro dei popoli, snodo e cerniera, come dicevi prima, tra la vecchia chiave dei tre Abruzzi, recuperiamo storicamente, che quindi mette in comunicazione la costa con la montagna, il mare con la neve, passando per Popoli, che è un punto di snodo e cerniera, tra i 4 parchi addirittura, non solo tra. Quindi noi abbiamo anche indicato e intravisto anche l'esigenza
comunque di migliorare la trasportabilità, e quindi abbiamo indicato una cosa che circola da parecchio ma che adesso si può realizzare e si deve realizzare, se no stiamo parlando di aria fritta, per collegare queste cose qui e quindi fare sinergia con Pescara, la grande Pescara, e quindi la metropolitana di superficie. Cioè noi in tempi rapidi e affidabili dobbiamo arrivare a Pescara, e devono venire da Pescara dall'aeroporto e andare ai bacini sciistici. Popoli sta al centro. Popoli, diciamo, con generosità condividerà questa cosa e farà oggi una delibera per dire: io sono disponibile, apro le braccia, lavoriamo insieme, creiamo questa grande comunità a tutti gli altri 8 comuni intorno. Qui in questo io ci vedo la mia visione personale, è un fatto di generosità territoriale, tenendo conto anche che in base agli incentivi previsti dalla legge del Rio, dalla legge regionale, abbiamo fatto dei conti, tabelle alla mano, ci sono 32 milioni di incentivi in 10 anni e, come si dice, non sono bruscolini, come diciamo noi a Popoli, e quindi vogliamo lavorare con questa disponibilità e questa possibilità poi di utilizzarli per fare lo start-up di questa grande comunità. Invitiamo tutti gli altri paesi circostanti ad attivarsi come Popoli, e questo verrà proposto oggi, fare uguali delibere, creare iniziare subito un tavolo del territorio che cominci a discutere insieme questi problemi e guardare al futuro. US News ce lo insegna. Ecco, ricordiamo, Carmine, che gli 8 comuni, gli 8 territori sono Bussi sul Tirino, Tocco da Casauria, San Benedetto in Perillis, Collepietro, Vittorito, Corfigno e Rocca Casale. Ci sono buone possibilità che queste realtà possano rispondere positivamente? Sì, Fabio, noi dobbiamo però riprendere la linea perché siamo davvero in ritardo. Il concetto è unire le forze. Tabella di marcia. Sì, sentiamo il vice sindaco, una battuta soltanto. Allora, chiudiamo qui, sì, una battuta proprio telegrafica, mi dice il direttore. Sì, come ho appena detto, unire le forze per ripensare in un futuro diverso è alla base di questo concetto. Spero che i comuni capiscano l'importanza di questo progetto. Grazie Carmine, è tutto da Popoli, ti restituisco la linea. Grazie Fabio, ovviamente lo speciale è alle ore 20:40.